ritrovarci insieme per l'ultima sera qui a Lanzarote. Oggi niente discoteca, direi che non ce la facciamo fare la terza giornata di seguito. Basta! Mi sono vecchia. 20 anni si fanno sentire. 21-23. Oggi niente fondotinta, solo correttore. Ovviamente non staremo in hotel, ma andremo ad Arrecife. Ti porto io da una parte, segreto. Va bene, amore. Fisso con questa cipria di NYX. Blushino di Chiara Ferragni nella colorazione 01. E vado poi a fissarlo anche con questo qui in polvere Benefit. Poi con un altro pennello gentilmente rubato a Pami vado con la Hoola a scaldare la situazione. Faccio le sopracciglia con questa matita di Anastasia che è super precisa. E le fisso con questo gel trasparente di Espresso. Color nocciola come ombretto di transizione. Ed infine glitterini di Nabla, però penso che metterò questi di Pami perché dentro hanno lilla. Cioè raga, non so se ci rendiamo conto. Tipo una galassia. Oh! Gioiello. Eyeliner, mascara e labbra fatte. Adoro questo make up in palette. Adesso rifacciamo la mezza coda. C'era per fissare i baby hair, vi lascio il link nella bio. Ed infine passiamo all'outfit. Ero indecisa tra questo completo di Sarah Wong, che mi piace tantissimo anche se la maglietta è un po' trasparentina, e non ho dei cerotti per coprire i capezzoli, perché è quello di solito il metodo che uso. Oppure questo abito lungo lilla che è di About You. Alla fine ho optato per Sarah Wong perché Pami ha dei cerotti. Ti amo! Comunque questa è la situazione. Ho aggiunto anche le Rene Cauvilla e posso dire, adoro questo outfit. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi aspetto assolutissimamente su IG, anche perché domani sarà l'ultimo giorno in cui staremo a Lanzarote e andremo sui cammini.